Bene, ciao a tutti gli amici del blog di Sofarma, siamo qui con Gabriele Farina. Ciao Gabriele, Ciao, ciao Lucio. che insieme a Maurizio Pellizzone hanno ideato nell'estate del 2007 un progetto che si chiama Videomarta. Allora, Videomarta è un blog che è stato seguito da tantissimo, Gabriele, è un progetto vero e proprio, molto complesso, che si rivolge a un target giovanile. E quello che mi viene da chiedere è, visto che comunque si rivolge a un target così giovanile, pur parlando di tecnicismi, verso una società, verso un target che è appunto molto, molto avvezzo a questo tipo di linguaggio, come mai avete invece deciso di utilizzare lo stesso un linguaggio molto semplice? Perché il target ideale, quello che volevamo raggiungere, era sì, i giovani, ma quelli che ancora non sono così avvezzi come dici tu, quindi quelli che in rete ci sono, ma magari vanno solo su YouTube, e quindi era questo il motivo per cui il canale che abbiamo scelto come video sharing era appunto YouTube. E poco altro, ma non erano a conoscenza delle varie possibilità che offre la rete, degli strumenti che esistono, e quindi niente, l'idea di parlare in maniera semplice e immediata era per raggiungere chi questi tecnicismi non li conosce, non li Li conosceva. conosceva di fatto. Ma voi siete partiti nell'estate del 2007 più o meno, no? E siete partiti in un momento in cui in realtà in Italia c'era ancora molto poco, però in America invece era stato esempio di successi provenienti dalla rete come Terra Nomi o Lonely Girl 15 su YouTube. Siete partiti dall'emulazione di questi progetti o invece siete andati oltre? Perché insomma le ambientazioni sono sempre quelle, la ragazza che parla dalla propria camera, in questo caso però Video Marta parla di cose tecniche, quindi si distacca un po' dalle esperienze che ho citato. Sì, ti dico in breve com'è nata la questione. Si è presentato a casa mia Maurizio, noi siamo amici di vecchia data, con l'idea specifica di voler realizzare dei video per la rete. Ci siamo consultati per capire come fare, perché la tua idea iniziale, cioè mi metto io, parlo di tecnologia che è il mio argomento preferito, ma si era reso conto che la cosa probabilmente avrebbe funzionato male. E quindi noi avevamo in mente proprio gli esempi che hai fatto tu, il caso di Lonely Hill, l'evento di Amanda in America e i pochi esempi che c'erano già esistenti. Più che pochi, io direi due, perché in quel momento, per quello che era la nostra conoscenza, c'era Cibi Alterati di Eric Sparrow, che lui conosce e Che conosciuto, conosciamo e bene, sì. era appena nato, era nato già da qualche mese, forse non rassegnata stampa, che è un Sì. altro esempio molto, molto interessante. E quindi da questi esempi che avevamo siamo partiti per creare un prodotto nuovo, creato a tavolino. Ci siamo detti cosa dobbiamo fare, come può funzionare. Diciamo Allora che abbiamo lo pensato. avete studiato, no? Avete pensato alla nascita e alla possibile evoluzione. Sì, abbiamo studiato il format che doveva essere veloce, immediato, abbiamo pensato di dare questo taglio di inquadratura e di montaggio molto veloce, proprio perché fosse fruibile facilmente in rete, che ci fosse una ragazza giovane a raccontarlo, a presentarlo e che parlasse con un linguaggio molto, molto semplice, come Molto dicevamo semplice. prima. A proposito di questo, scusami, no, ti dicevo, appunto a proposito di questo discorso che fai sul target, voi che siete stati seguiti tantissimo poi in realtà, e parleremo anche del successo che avete avuto, che idea vi siete fatti di questa internet generation? Cioè com'è in Italia in realtà? Perché tutti provano a definirla, però poi forse nessuno ha il polso reale di quello che succede. Io credo sia ancora molto, molto variegata perché è vero che ci sono tanti giovani, per fortuna, che molti li abbiamo conosciuti in questo anno, che si sono da soli creati un'esperienza e quindi ora hanno una conoscenza effettivamente approfondita, ma la maggior parte non ha queste conoscenze, quindi
magari viaggia in rete, ma come dicevamo prima. Senti, allora, voi, co come tutte le persone che stiamo intervistando sul nostro blog, sul blog di Showpharma, siete partiti da un progetto non sapendo dove poi sareste arrivati, però in realtà siete arrivati molto in alto, avete raggiunto, insomma, belle cifre, si parla di 3 milioni di visitatori, fino ad essere, a diventare interessanti anche per Mediaset. Con una Marta prima e una Marta adesso. Insomma, ci spieghi un po' questa evoluzione, che cosa è successo? Ma allora, noi siamo partiti con questo progetto come avendo ben chiaro che era un esperimento. Abbiamo detto proviamo a fare due o tre puntate. Sì. E veramente volevamo fare due o tre puntate e vedere cosa succedeva. Addirittura. Nel tempo di fare queste due o tre puntate si è presentato Tommaso Testarossa, che stava lanciando proprio in quel periodo. Noi non lo sapevamo, stava per nascere N3 TV. Vabbè, che adesso Tommaso Tessarolo, lo diciamo per chi non lo conosce, insomma, adesso è il presidente di Carre TV. E quindi ci ha chiesto di integrare Video Marta in quel palinsesto. Questo ci ha dato subito una spinta ulteriore per andare avanti. E quindi quelle tre puntate sono diventate, credo, una quindicina per la prima serie e poi un'altra quindicina per la seconda serie, finché abbiamo realizzato questa trentina di puntate. C'è stata poi l'attenzione prima del mondo della blogosfera, quella che viene definita blogosfera, Esatto. quindi dei blogger, e poi anche dei giornali, delle televisioni, insomma, molto clamore. Quei 3 milioni che i giornali hanno sbandierato, che tu adesso mi riferivi, si riferisce in realtà, è bene dirlo, al totale delle Degli visualizzazioni accessi. insieme dei video su YouTube, quindi non Esatto. è il nostro numero di accessi mensile, come è stato anche Beh, scritto da qualche parte. anche perché sarebbe stato davvero un caso, più Forse. che eclatante. Sì, sicuramente. Tra le attenzioni che abbiamo avuto ci è arrivata anche questa proposta da parte del TGCom di realizzare uno spin-off sotto il loro marchio, sotto appunto TGCom. La loro idea era quella di mettere sotto il cappello del TGCom un prodotto come Videomarta che era ancora completamente OGC. Perché noi Perfetto. non siamo professionisti, cerchiamo di migliorare, insomma, ma non siamo Ma è professionisti. realmente OGC oppure no? È realmente GC perché sia io che Maurizio che Marta facciamo altri lavori e altre cose, quindi siamo Quindi. effettivamente utenti della rete che ci siamo industriati per realizzare No, questo vabbè, ma progetto. sai benissimo che te lo chiedo perché insomma il conflitto reale OGC o fake insomma, è sempre molto, molto vivo, insomma, era una battuta un po' così, insomma, per riderci sopra. Qual è secondo te il frutto più interessante del Web 2.0, sia italiano che non? Ma A secondo me parte la. No, Videomarta, ovviamente. ma l'insieme del tutto il mondo Web 2.0, cioè questa possibilità che chiunque ha di dire la sua, di confrontarsi con il resto del mondo e quindi di avere appunto un confronto fino a tirar fuori idee diverse. È una possibilità che ci stavamo dimenticando perché sui giornali e nelle televisioni stiamo sempre più finendo per avere un'idea, un concetto, una notizia Vero. e questa differenziazione non c'era. Il web 2.0 secondo me dà questa possibilità ed è bene sfruttarla. Pian piano sta crescendo e credo sia importante. Ma Gabriele e poi Maurizio, ma soprattutto Gabriele, visto che stiamo parlando con te, che cosa farà da grande? Ma a me continuare a fare, più che continuare, entrare veramente, iniziare veramente a lavorare in questo mondo, quindi nella rete, sperimentare, continuare col video o coi blog, non dispiacerebbe. Io ho un mio blog, come uno ne ha Maurizio, da diversi anni, questo insomma, è stato un esperimento parallelo. Ma quindi a che indirizzo ti si può venire a visitare? E io, il mio blog è un blog su Libero che trovate, si chiama Vita di un Io, insomma, con un motore di ricerca lo trovate facilmente. Perfetto. Quello di Maurizio si chiama Maurizio Brevisone, forse facilmente. Benissimo, e noi lo andremo a vedere insieme a tutti gli utenti di Showpharma, sicuramente.
E ti auguriamo tanto in bocca al lupo sia per questa esperienza attuale di Dido Marta, sia per, insomma, il tuo futuro dentro il Web 2.0. Grazie, in bocca al lupo è reciproco. Grazie a te.